Giuseppe Marsaglia, dopo 10 anni, nuovo sindaco di Caselle. Quali sono le emozioni di questo momento? Ah, una bella soddisfazione, anche perché in questi 10 anni che sono rimasto fuori ho avuto dei problemi che li ho fortunatamente risolti, perché secondo me penso di aver avuto anche ragione, nonostante che poi non è andata come pensavo. Però la gente mi ha voluto bene, nonostante siamo stati nell'ultimo mese attaccati da tutte le parti, me e qualche mio componente della lista, e perciò è una soddisfazione doppia rispetto alla normalità, perché è molto difficile ricandidarsi dopo tanti anni e rivincere le elezioni, e rivincere nel modo in cui le abbiamo rivinte, perché siamo vicini al 50% e ritengo sia un plebiscito, e di questo ne vado orgoglioso da un lato. Dall'altro mi impegna in modo particolare, perché la gente si aspetta ovviamente delle risposte e un cambiamento per questo paese. Ecco, visto che si parla di cambiamento, quali saranno le prime cose da fare per delineare questo cambiamento rispetto alla precedente amministrazione? Ma innanzitutto credo di dare un po' di decoro al paese, perché ultimamente si attraversano i comuni vicini, poi si arriva a Caselle e si vede questo stato di abbandono. La prima cosa, cercheremo di dare un po' una pulizia, un po' di ordine, un po' di manutenzione, le piccole cose innanzitutto. Non abbiamo la bacchetta magica, cantierizzeremo le opere che sono in fase di cantierizzazione, e credo che siano le cose essenziali, le più importanti siano queste. Già idee per la giunta? Ma ho le idee abbastanza chiare, perché ho una squadra di ragazzi giovani e validi, e mi attornerò sicuramente di gente preparata, perché da solo non si va da nessuna parte. Io ho fatto tanto, credo, nel periodo in cui ho fatto il sindaco, perché avevo inizialmente degli assessori molto 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 capaci.